Parrasco, uno dei tanti piccoli paesi, di tanti piccoli gioielli di cui è composta l'Italia. Oggi Parrasco va a inaugurare una serie di opere, come poi ci illustrerà il sindaco Alberto Mario Denti, una serie di opere e degli affreschi sulle pareti delle case, che si rifanno questi affreschi a un romanzo, Alasco, il bandito della... ma era veramente un bandito oppure no, della Valsassina? Allora, Lasco diciamo che non era veramente un bandito, Lasco era un nobile che pubblicamente si comportava da nobile e privatamente si comportava da bandito, quindi per la cittadinanza, le autorità, lui passava come un signore generoso, sempre disponibile, era il conte Sigifredo Falsandri in realtà, ma poi in privato diciamo recuperava tutte le generosità che lui di volta in volta elargiva alle chiese, ai privati, ai poveri e così via. Ma sindaco, com'è nata questa idea di arricchire il paese di queste opere che sono fatte da molti artisti, da svariati artisti? Ma diciamo che l'idea parte molto tempo fa, da lontano, da una mia visita ad Arcumeggia, uno dei tanti paesi affrescati d'Italia, dove lì ci sono delle opere di autori molto famosi, Salvatore Fiume, Cassinari, tanto per intenderci. E lì fui colpito, folgorato da questa iniziativa, e legare quindi il fatto dell'arte, quindi la pittura, al romanzo storico Lasco, il bandito della Valsassina, che è ambientato ed è nato proprio a Parlasco, è stato un fatto quasi automatico. E ha avuto difficoltà a far passare questa idea fra i concittadini oppure si sono dichiarati subito entusiasti? Ma diciamo che non ho avuto difficoltà, ovviamente l'idea era un pochettino originale, quindi più che difficoltà un pochettino di scetticismo all'inizio, cioè non capivano se ero matto o se ero un genio da questo punto di vista. Poi piano piano comunque invece i cittadini hanno capito che l'idea era un'idea che poggiava su basi molto reali, oggettive, concrete, che aveva degli obiettivi realizzabili soprattutto, e quindi dopo pochissimo tempo ho avuto tutta la disponibilità dei cittadini, ma non solo la disponibilità, anche l'aiuto concreto. Lo dimostra il fatto che molti di questi affreschi sono realizzati proprio su case di privati cittadini che hanno dato la loro disponibilità a fare il manufatto sulla loro parete. Quanti sono? Allora, in totale sono 14 affreschi, impropriamente io li chiamo tutti affreschi perché alcuni sono fatti con la tecnica dell'affresco, altri sono fatti con la tecnica cosiddetta a secco, acrilico o silicati. Il progetto era nato inizialmente come 12 dipinti, ma poi, visto il successo avuto dal bando nazionale che abbiamo fatto nel mese di novembre, abbiamo deciso di allargare la rosa degli artisti e quindi anche la rosa delle pareti affrescate, e sono diventate 14 in totale. Per chiudere, oltre all'ovvio invito, diciamo, a visitare Parrasco e visitare questo museo all'aperto, per quale altro motivo dobbiamo venire a Parrasco? Ce ne dica almeno due. Allora, sicuramente uno, che Parlasco, l'ambiente merita di essere almeno una volta visitato. Parlasco è anche nel Parco della Grigna Settentrionale, assieme ad altri comuni della nostra zona, e sicuramente anche per assaggiare i famosi scapinache, che è una specialità locale che viene fatta fondamentalmente diciamo a settembre durante la festa del paese, la terza domenica di settembre, ma però si possono trovare anche nel corso dell'anno e magari in altre particolari occasioni. E oggi li troviamo? Oggi no, perché la gente purtroppo è troppa e quindi, siccome è un piatto anche abbastanza complicato da cucinare, ovviamente non potevamo soddisfare tutte le esigenze, e quindi comunque oggi troverete dell'ottima polenta e taragna, spezzatini e altri prodotti tipici locali che meritano sicuramente di essere assaggiati.
Onorevole Mario Mantovani, la comunità europea oggi da lei rappresentata come parlamentare europeo, come dire, inaugura, festeggia un nuovo piccolo gioiello di questa Italia, ma anche di questa Europa. La cultura fa parte del nostro DNA e fa parte anche del, come dire, del DNA dell'Europa, per cui penso che è un momento importante di riflessione, ma anche, come dire, un monito per il futuro. Guardi, sono contento di essere venuto oggi proprio qui a Parlasco a rappresentare appunto il Parlamento europeo, perché credo che non solo l'Italia, che detiene il 70% del patrimonio artistico mondiale, detiene un primato direi di carattere internazionale, quindi il maggior paese in Europa, ma credo che con l'aggiunta di questo piccolo borgo qui in un piccolo comune della provincia di Lecco possiamo davvero essere orgogliosi non solo di rappresentare l'Italia e quindi il nostro paese in Europa, ma poter dire che ormai il patrimonio è al 71%. Questo è vero. Così, una riflessione personale, qual è quello più bello per lei? Guardi, li ho trovati tutti molto interessanti, anche perché sono tutti tecniche pittoriche diverse che vanno dall'acrilico piuttosto che all'affresco, quindi espressioni diverse, perché i pittori e gli artisti sono di caratura internazionale. Io trovo comunque che l'ultimo, questo sul comune, che rappresenta un po' l'emblema della storia di questo personaggio straordinario di questa valle, sia quello più rappresentativo per quanto riguarda la storia stessa e ciò che vuole rappresentare. Sette Molteni, un momento importante, un nuovo acquisto, come dire, di cultura per la comunità montana, quello di oggi di Parlasco con questi affreschi. Direi di sì, soprattutto in primo luogo per Parlasco e per i suoi abitanti. Il territorio sicuramente ne esce arricchito e sarà anche un arricchimento per i villeggianti o quel nuovo turismo culturale e di interesse storico sulle nostre fasi anche di avventura che sicuramente si vedrà creare. Chiara Bonfanti, un saluto da parte della provincia di Lecco a questo paese che ha trovato una sua nuova funzione, come dire, una galleria d'arte all'aperto. Sì, una grande iniziativa, un'importante iniziativa che ha fatto in modo di far riscoprire al territorio provinciale il comune di Parlasco, non perché ce ne fosse bisogno, nessuno se ne è dimenticato, ma perché attraverso questa iniziativa importante, un'iniziativa d'arte, c'è la possibilità di rivedere con occhi nuovi, con più colore e anche con l'accompagnamento della letteratura e del mito del bandito Lasco, il nucleo appunto comunale di Parlasco. Credo che sia un'iniziativa di per sé importante per la comunità, ma molto importante per la provincia, perché soprattutto in senso turistico e anche in senso culturale, iniziative come queste consentono di così riportare alla luce delle comunità o dei muri
che hanno avuto la loro storia, ma è giusto l'abbiano anche per il futuro. E credo che l'investimento sui giovani artisti che attraverso la loro visione, i loro colori, le loro tecniche, aver appunto dato la possibilità attraverso queste competenze di aver rivisto un comune, una storia e un mito, sia appunto un'iniziativa molto importante. Un grande grazie al comune che ha pensato, ideato, si è posto in prima persona in questa impresa, che appunto, come dicevo prima, avrà un senso sia di tipo culturale sia di tipo turistico, perché richiamerà molte persone attorno al mito di Lasco. Virginio Brivio, oggi all'inaugurazione di queste opere anche lei è presente e avrà guardato questi, chiamiamoli per semplicità, freschi. Ne ha scelto qualcuno, come dire, simbolicamente da adottare? Ma forse quello più inquietante, quello del rogo, nel senso che dimostra un po' come questa tensione tra la voglia di bene e l'eliminazione del male sia sempre una dimensione un po' presente nelle leggende, nella letteratura, nell'arte da questo punto di vista. Poi ovviamente il rogo esaspera un po' i colori, esaspera un po' le tensioni, ma mi è piaciuto molto, ecco, la raffigurazione. Io penso però che il valore non sia nella singola fresco, nella singola opera, che pure sono ovviamente un'occasione per un visitatore di ritrovarsi, di godere, ma sia un po' nell'insieme, ecco, e cioè che sulle case, che in un borgo, appunto, come recita il titolo del concorso, ci sia un po' un'occasione tramite questa iniziativa di rivivere un po' una storia, magari non tutta vera, ma come sempre siamo un po' tutti figli di vicende che sono in parte vere, in parte leggende, in parte tradizioni e vocazioni, ma questo è un po' il sale della nostra convivenza, quindi guai a, come dire, a trascurare queste dimensioni. Don't.